Signor Sepe, che piacere vederla dopo tanto tempo. La vedo un po' agitato, un po' nervoso. Ma qual è il suo problema? Dottore, io sono un po' agitato perché mi sta succedendo un fatto strano. Dottore, io parlo al dottore, ma parlo anche all'uomo di mondo. All'amico? All'amico. Mi consenta, all'amico. Io dovete sapere che io ieri stavo sul lavoro, al lavoro. Mi sentii poco bene. Piglia e torna a casa. Torna a casa, dottore mio. E chi trovo? Quella svergognata di mia moglie a letto con un uomo. Non ci volete chiudere tu? Certo. A un certo punto pigliava la pistola, stava sparando. E dice, no, Salvatore, che fai? Ecco fai. Calmati, pensaci bene, fai una cosa, prima di sparare, vai al bar, prenditi un caffè e poi vieni qua. E così fece. E tu ballo, mi un caffè, poi torna a casa, che mi sei venuto, non ci pensai. Bravo, signor Sepe, lei è un uomo saggio. Grazie. Un uomo saggio. Sì, ma non è finito, dottore. No. No, perché il giorno dopo, un'altra volta, quando tornai a casa, mentre stavo tornando a casa, cacchio a passare disgraziata, l'altra volta rindurri con un altro uomo. Un altro? Sai, c'è tirò, stavo da faccia fuori, piglia la pistola, se no, Salvato, e che fai, no, pensaci un po', pigli da un bar, pigli da un caffè e torna a tenne qua. Un altro caffè? Io ho fatto così, e così il terzo giorno, un terzo uomo. Dottore, io mi volesse sapere. Dite. Ma tutti sti caffè, ma questo non fa male a me.